Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Sara se ancora non mi conoscete o se vi ricordate ancora di me perché sono sparita già da un pochino, scusatemi, lo so che non vi sono mancata. Comunque, oggi vi volevo far vedere un po' di acquisti sempre su Shein perché ho visto che vi piacciono questi video e comunque sono abbastanza utili se state pensando di fare un acquisto e questa volta ho deciso di fare un acquisto mirato, quindi ci saranno solo vestiti eleganti perché devo andare a un matrimonio e volevo vedere un po' se riuscivo a cavarmela con qualcosa di non troppo caro, quindi abbastanza economico, perché su Shein c'è roba abbastanza economica senza spendere tanto, e vedere se comunque fanno il loro effetto. Io ho già visto tutto, non è un spacchettiamo insieme, no, li ho già aperti, li ho già provati, non li ho filmato, però ora li rifilmerò addosso e così vedete anche come sono. A primo impatto penso proprio che mi dovrò comprare un vestito, ma in realtà ce l'ho già in lavorazione quello. Ho già deciso di farmelo fare direttamente perché la verità è che non me ne piaceva neanche uno. E ora ve li faccio vedere. Devo dire che qualcuno ha del potenziale, però non mi sta. Le taglie che ho preso sono tutte XL, 0XL, sempre la stessa cosa. Vediamo un po' cosa ho comprato. Allora, sono mi pare 7 vestiti, tutti da sera, tutti lunghi. No, in realtà uno non è un vestito, però mi ha incuriosito perché ho visto un video e mi ha incuriosito, ma lo boccio proprio alla grande. E ora vi faccio, anzi iniziamo proprio da quello, perché è un vestito della collezione di Elle Petrella. In realtà non è un vestito, è la tuta fucsia che ha fatto, e che ha fatto, non credo l'abbia fatta lei, li avrà scelti dal catalogo, messi tutti insieme, non lo so. Non so come funzioni, quindi scusa Ele, anche se non ti conosco, ma a me sta malissimo, malissimo. Ed è questa è la tuta. Non so se si vede, comunque vi metto anche la foto e poi vi metto il video, come sempre, di me che lo indosso. Questo è il vestito, la tuta di Elle Petrella, che ha fatto vedere anche nei suoi video addosso, mi sa, una taglia curvy. Cioè, in video rende, almeno su quella persona rendeva. A me personalmente non piace addosso a me. Quindi non ci posso fare niente, non mi piace. Allora, i tessuti di tutti questi vestiti sono, vabbè, sinteticissimi. Sintetici. Fanno caldo, 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 caldo. Per quanto possano essere belli, svolazzanti, fanno caldo. E non... ci sono 40 gradi, no, non ce ne sono più 40 gradi, però ce ne sono 30, che fa caldo lo stesso. E poi c'è l'umido, senti appiccicosa, va bene, mi sono spiegata, credo. Questo è uno. Allora, la forma è molto classica, cioè molto classica, molto semplice. È una tutina che rimane un po' a palloncino nella parte del sedere. E poi ha lo scollo a V, questo qui, con questi incroci di tessuto. Dietro si chiude con una cerniera e il laccetto dietro è così, tipo costume, quindi lo legate a vostro piacimento. Sembro un paracadutista. Questa è stata la mia prima parola guardandomi allo specchio con questa cosa. E lo so, non mi piace. Comunque, questo direi di no.
Ora, qui vi faccio vedere come mi sta addosso e lo potrete dire anche voi che sembra una specie di paracadutista. Considerate che li ho provati senza attacchi, senza grandi pretese, così appena presi dal postino, così come ero. Quindi magari adesso come lo riprovo, magari cambio idea, ma non credo. Comunque, questo è uno. Abbiamo un altro vestito che anche questo ho visto in un video di una mia amica e a lei stava bene, cioè anche a me sta bene questo, però mi sembra di indossare una zanzariera perché questa cosa io direi che è una zanzariera, non ha, è proprio brutta. Allora, il vestito in sé anche è carino come taglio ed è questo qua ed è sul blu. Il colore devo dire che assomiglia molto a quello della foto, così ha un po' impero, ha la fascia qui sulla vita, si chiude con la zip sempre. E poi alle spalline, così sempre con questo tessuto zanzariera. Io lo chiamerò così perché non chiamarlo tulle mi sembra quasi dispregiativo per il tulle. Ed è questo qua. Guardate, la spallina rimane così, la potete chiudere o aprire, farla più larga. Poi c'è questa cosa che fa il giro, dovete fare il giro e poi legarvelo in vita e niente, questo vestito è ora ve lo faccio vedere indossato. Vedete la zanzariera? Fa caldissimo, cioè questi secondo me sono belli da vedere in foto perché al tatto, proprio a contatto con la pelle, sudate, forse prendete anche fuoco, non lo so. E io lo so che dicendo queste cose Shane non mi contatterà mai per fare collaborazioni, ma pazienza, cioè diciamoci la verità. E ha delle coppe, qui ci sono le coppe simil costume da bagno, quindi per me è bocciato anche questo. Poi abbiamo questo qui, ora iniziano i vestiti rosa, così tanti no, no, due, solo due. C'è questo qui che vi mostro sempre la foto perché da qui non riesco a farvelo vedere. Anche questo già, cioè, sento già quelle coppe bruttarelle, però ed è questo. Praticamente è sempre, è simile all'altro come forma. Ha lo scollo sempre a V, si stringe un po' sulla vita e poi c'ha queste manichine che rimangono così con questi volant attaccati e rimane un po' leggermente a barca, cioè la fine delle spalle non è proprio così, rimane un po' così, un po' più aperto. È sempre lungo anche questo. Questo addosso è quasi carino, però non mi convince. C'ha sempre la cerniera dietro. Niente, il tessuto è sempre bello, bello sintetico, bello pesante e non mi convince. La gonna anche rimane bella, dritta, lunga, ma sono più o meno tutte simili di gonna, cioè di parte di sotto. Peccato, peccato perché il modello è carino. Vi faccio vedere un altro vestito sul rosa, lilla rosa. Ora lo vedo lilla, ma era più rosa in foto. O forse no. Ve la metto qui e vedete un po' se cambia. Comunque è questo qua con la monospalla, ecco. Cioè il monospalla solo da una parte e con i fiorellini. C'è il corpetto così, dietro sempre la cerniera, sempre il solito tessuto, questo tessuto ce l'avevano in tutte le salse. Poi qui nel seno, cioè sopra il seno, c'è l'antiscivolo,
proprio da corpetto, anche questo c'ha le coppe preformate e niente, anche questo è lungo perché vedete un po', sempre tessuto così abbastanza trasparente con la sua sottoveste attaccata. Questo mi piaceva come mi stava, peccato che non mi stava perché non mi chiudeva completamente la schiena. Peccato, perché se no un pensierino ce l'avrei potuto fare, anche se anche questo fa molto caldo, però era il più, secondo me il più particolare di tutti quelli che ho preso. È quello che si sarebbe dovuto salvare ma non si è salvato e mi dispiace. Poi questa obbrobrietà che non so perché, cosa è passato nella mia mente quando l'ho messo nel carrello e l'ho acquistato. Questa cosa, la vedete questa? Cioè, osceno, cioè è un pizzo, finto pizzo di materiale quasi lucidino, sinteticissimo, bruttissimissimo, che si riporta anche nel corpetto. Però no, non ci stiamo proprio, Shane. Allora, anche questo sempre le solite coppe, rimane con la fascettina in vita a stringere e c'ha le manichine così, con questo che fa lo scialletto alle spalle per fare fresco, sì. Poi anche qui gonna lunga classica senza niente, sono tutte così le gonne, no. Anche qua sottoveste tutta attaccata e niente, ve lo faccio vedere e capirete. Guardate, lo vedete? Lo vedete bene? Cioè il colore è troppo fatta turchina o anche Elsa di Frozen. E se dovete vestirvi da Elsa a carnevale, questo vestito va benissimo, perché poi carnevali d'inverno, quindi vi fa anche un po' caldo questo vestito. Cosa mi è saltato in mente? Ne mancano ancora due. Questi li avevo già rinchiusi perché sono arrivati in due pacchi, quindi li avevo già rinchiusi nel loro pacco, questi invece erano ancora aperti. E vi faccio vedere gli ultimi due. Vi faccio vedere l'ultimo a tinta unita, ecco qui, ed è questo qua. Questo è il verde, che in realtà è un verde un po' più scuro di quello della foto, perché nella foto sembra molto più bello, un po' più verde, verde petrolio, invece qui sembra quasi verde bottiglia, un po' diverso. Ed è questo che addosso, anche questo non era male, sarà che io non sono bella abbondante di seno, quindi magari faceva un po' vuoto, non lo so. E poi forse credo di averli presi, cioè, mi sembrano tutti leggermente grandi, a parte quello che non mi sta, che in realtà anche quello, guardandolo da davanti, anche se non chiudeva, sembrava molto abbondante, molto, non so come spiegarlo, però sembrava grande anche se non si chiudeva. Cose strane dei vestiti di Shane. Allora, questo qui è un vestito che si compone perché ha questa fascia che si deve infilare in questo buco e poi praticamente dovete legarvi. Praticamente questa fascia va dietro, poi la incrociate, la fate passare tra le braccia, poi la chiudete, poi ve la fate passare in vita e diventate un bel salamino. Comunque è proprio fresco anche questo. Mi sto strozzando. Io non so se si vede, comunque questo qua non si capirà mai. Comunque così la schiena è tutta aperta e in vita c'è la cernierina. Praticamente le spalle vanno chiuse da questa fascia che si lega in vita. Anche questo lungo, molto lungo,
Niente, ve lo faccio vedere anche questo indossato. Che non è brutto, se magari fossi un po' più alta, forse starebbe bene. Cioè, un po' più alta, un po' più tutto. Vabbè, non io. E vi faccio vedere l'ultimo, che era in una sezione curvi, forse anche qualcos'altro, ma mi ricordo solo questo della sezione curvi. E ora ve lo faccio vedere. Ed è l'unico floreale. Siete curiosi, vero? E questo qui. Allora, il colore nella foto secondo me era molto più bello. E invece rimane giallino, arancionino, sembra quasi conservato male e ingiallito il colore. Allora, il tessuto è questo qua con fiori stampati con uno sfondo che doveva essere albicocca, ma forse non si vede neanche nella fotocamera, ma sembra ingiallito. Questo qui, allora, è giusto, mi sta, forse leggermente grande. Il modello non è neanche brutto, però mi sta malissimo, almeno a me. Cioè, secondo me sta malissimo, anche secondo alcune mie amiche, secondo mia madre era fantastico. Non so cosa vede lei, però... No, 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 non ci siamo. Allora, è questo qua. È... Ed è tutto un volant. Volant, volant, volant. Eccolo qui. Visto così anche carino, però addosso è proprio brutto, cioè mi sta proprio male. Allora, ovviamente fa un caldo anche questo, come non so cosa. Ora ve lo faccio vedere più o meno così. Vedete, sembro già più gigante di quella che sono. Sarà che ci sono tutti questi cosi. Vabbè, ora è messo male, è solo appoggiato, però il risultato non cambia quando lo indosso completamente. Allora, la cosa carina che aveva questo vestito era la gonna, perché la gonna, al contrario delle altre che scendono tutte dritte, questa è un po' più o meno a portafoglio, non so se si dica così, che si aprono quando cammini. Soltanto che anche qua, cioè, la modella era enorme. Io non sono così enorme, sono 1,64, quindi anche coi tacchi non faccio quella figura. Ecco qua, vediamo se si vede. Questa infatti ha la sottoveste che non arriva sino ai piedi, ma arriva, cioè è molto più corta, dove si apre lo spacchetto della gonna. Ha delle balze, questa è la fine della gonna, cioè le balze, e niente, ha il cinturino in vita, poi le spalline, vabbè, scollo a V e volant dappertutto, e rimane più o meno così. Questo poteva essere anche carino, ma mi sta male. Quindi, non so. Spero che questo video vi sia piaciuto, che troviate tra le mie delusioni qualcosa che vi piace, che vi stia benissimo. Ricordatevi che c'è il reso gratuito su Shein, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Infatti io sto puntando su quello, perché sì, li ho preso 7, non pensavo di metterne 7, però li volevo provare. Quindi... avevo già in mente di restituire qualcosa, non pensavo di dover restituire tutto. Quindi mi dispiace Shein, mi dispiace, ora comprerò qualcos'altro perché i soldi me li dovreste ridare, e comprerò qualcos'altro che mi stia meglio. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e ricordatevi di iscrivervi al canale, sicuramente ci sarà presto un nuovo video su Shein, forse il mese prossimo, visto che questi li mando, mi ridaranno i soldi e farò sicuramente altri acquisti. Mi dispiace doverli rimandare tutti, sono sincera, però purtroppo sono stati molto deludenti. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!